nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Il Dio della speranza, che ci riempie di ogni gioia e pace nella fede, per la potenza dello Spirito Santo, sia con tutti voi. Fratelli e sorelle carissimi, in questo giorno solenne per la nostra città, il Signore ci raduna attorno alla mensa della parola dell'Eucaristia per farci dono della sua presenza. Purifichiamo il nostro cuore da tutti i nostri peccati per essere più degni di vivere questo incontro. Confesso a Dio Onnipotente e a voi, fratelli, che ho molto peccato in pensieri, parole, opere e omissioni, per mia grandissima colpa, e supplico la Beata Sempre Vergine Maria, gli angeli, i santi e voi, fratelli, di pregare per me il Signore Dio nostro. Dio Onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Amen. Signore, pietà. Signore, pietà. Cristo, pietà. Cristo, pietà. Signore, pietà. Signore, pietà. Pace in terra agli uomini di buona volontà. Noi ti lodiamo, ti benediciamo, ti adoriamo, ti glorifichiamo. Ti rendiamo grazie per la tua gloria immensa. Signore Dio, Re del Cielo, Dio Padre Onnipotente, Signore Figlio Unigenito Gesù Cristo, Signore Dio, Agnello di Dio, Figlio del Padre, che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Tu che togli i peccati del mondo, accogli la nostra supplica. Tu che siedi alla destra del Padre, abbi pietà di noi. Perché tu solo il Santo, tu solo il Signore, tu solo l'Altissimo Gesù Cristo, con lo Spirito Santo e la gloria di Dio Padre. Amen. Preghiamo. O Dio, che con mirabile sapienza hai voluto attrarre ogni cosa all'unigenito tuo Figlio, fa che, levandoci dalle terrene cupidigie, per i meriti e l'esempio di San Giuseppe da Copertino, possiamo conformarci pienamente allo stesso tuo Figlio, che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Dal libro del Siracide. Chi teme il Signore accetterà la correzione. Coloro che lo ricercano troveranno il suo favore. Chi crede alla legge è attento ai comandamenti. Chi confida nel Signore non resterà deluso. Chi teme il Signore non incorre in alcun male. Se subisce tentazioni, ne sarà liberato di nuovo. Un uomo saggio non detesta la legge, ma l'ipocrita a suo riguardo è come una nave nella tempesta. L'uomo assennato ha fiducia nella legge,
La legge per lui è degna di fede come un oracolo. Chi teme il Signore non ha paura di nulla e non teme perché egli è la sua speranza. Beata l'anima di chi teme il Signore, a chi si appoggia, chi è il suo sostegno. Gli occhi del Signore sono su coloro che lo amano, protezione potente e sostegno di forza. Riparo dal vento infuocato e riparo dal sole meridiano, difesa contro gli ostacoli, soccorso nella caduta. Solleva l'anima, illumina gli occhi, concede sanità, vita e benedizione. Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio. Guidami nella tua verità, o Signore. Guidami nella tua verità, o Signore. A te, Signore, elevo l'anima mia. Dio mio, in te confido, non sia confuso. Chiunque spera in te non resti deluso. Guidami nella tua verità, Signore. Fammi conoscere, Signore, le tue vie. Insegnami i tuoi sentieri. Guidami nella tua verità e istruiscimi, perché sei tu il Dio della mia salvezza. In te ho sempre sperato. Guidami nella tua verità, Signore. Buono e retto è il Signore. La via giusta addita ai peccatori. Guida gli umili secondo giustizia. Insegna ai poveri le sue vie. Guidami nella tua verità, Signore. Tutti i sentieri del Signore sono verità e grazia per chi osserva il suo patto, per i suoi precetti. Guidami nella tua verità, Signore. Dalla prima lettera di San Paolo Apostolo ai Corinzi. Fratelli, aspirate ai carismi più grandi e io vi mostrerò una via migliore di tutte. Se anche parlassi le lingue degli uomini e degli angeli, ma non avessi la carità, sono come un bronzo che risuona o un cembalo che tintinna. E se avessi il dono della profezia e conoscessi tutti i misteri e tutta la scienza e possedessi la pienezza della fede, così da trasportare le montagne, ma non avessi la carità, non sono nulla. E se anche distribuissi tutte le mie sostanze e dessi il mio corpo per essere bruciato, ma non avessi la carità, niente mi giova. La carità è paziente, è benigna la carità, non è invidiosa la carità, non si vanta, non si gonfia, non manca di rispetto, non cerca il suo interesse, non si adira, non tiene conto del male ricevuto, non gode dell'ingiustizia, ma si compiace della verità. Tutto copre, tutto crede, tutto spera, tutto sopporta. La carità non avrà mai fine. Le profezie scompariranno, il dono delle lingue cesserà e la scienza svanirà. La nostra conoscenza è imperfetta la nostra profezia. Ma quando verrà ciò che è perfetto, quello che è imperfetto scomparirà. Quando ero bambino, parlavo da bambino, pensavo da bambino, ragionavo da bambino. Ma divenuto uomo, ciò che era da bambino l'ho abbandonato. Ora vediamo come in uno specchio, in maniera confusa, ma allora vedremo faccia a faccia. Ora conosco in modo imperfetto, ma allora conoscerò perfettamente, come anch'io sono conosciuto. Queste dunque le tre cose che rimangono: la fede, la speranza e la carità, ma di tutte più grande è la carità. Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio.
guarda l'umile con benevolenza e lo solleva dalla sua bassezza. Sia con voi. E con il tuo spirito. Dal Vangelo secondo Matteo. Gloria a te, o Signore. In quel tempo Gesù disse: Ti benedico, Padre, Signore del cielo e della terra, perché hai tenute nascoste queste cose ai sapienti e agli intelligenti e le hai rivelate ai piccoli. Sì, o Padre, perché così è piaciuto a te. Tutto mi è stato dato dal Padre mio. Nessuno conosce il Figlio se non il Padre, e nessuno conosce il Padre se non il Figlio e colui al quale il Figlio lo voglia rivelare. Venite a me, voi tutti che siete affaticati e oppressi, e io vi ristorerò. Prendete il mio giogo sopra di voi e imparate da me, che sono mite e umile di cuore, e troverete ristoro per le vostre anime. Il mio giogo infatti è dolce e il mio carico è leggero. Parola del Signore. Lode a te, o Cristo. Sia lodato Gesù Cristo. Fratelli e sorelle carissimi, la nostra città oggi si veste di festa, il nostro cuore si riveste di festa perché lodiamo e ringraziamo il Signore e celebriamo la sua santità che si riflette nella vita di questo nostro concittadino Giuseppe Desa, che proprio qui in questa basilica il 17 giugno 1603 ha ricevuto il dono del battesimo e da lì è iniziato il suo cammino verso la santità. Santità alla quale tutti noi siamo chiamati. Guai se oggi, guardando alla vita del nostro santo, noi pensassimo che solo lui è riuscito a vivere questo, ad accogliere il Signore nella sua vita, ad accogliere il Vangelo e dunque a santificarsi. San Giuseppe diceva che i santi non si fanno in paradiso, i santi si fanno in cielo e poi vanno in paradiso. E allora proprio il suo esempio ci sprona a vivere, a camminare nella santità, proprio da fonte battesimale, da lì ha inizio il nostro percorso, perché lì noi siamo stati liberati dal peccato originale e siamo rinati a vita nuova, siamo stati innestati, legati a Cristo. E allora le pagine della scrittura che abbiamo ascoltato credo ci offrano tre vie che San Giuseppe ha percorso sulle orme di Gesù Cristo e che possiamo percorrere anche noi per farci santi. La prima via è la via della sapienza, la via della saggezza, che abbiamo ascoltato dall'autore del libro del Siracide, che colui che è saggio ha timore di Dio, non terrore di Dio. Aver timore di Dio significa avere rispetto di Dio, cioè fare in modo che la propria volontà coincida con la volontà di Dio. Questo ha fatto Gesù Cristo, è rimasto obbediente alla volontà del Padre fino alla morte di croce. E questo ha fatto San Giuseppe, è rimasto obbediente a quella volontà abbracciando, ecco, quella croce fino alla fine, fino al momento conclusivo della sua esistenza. Ed è rimasto fedele a quella volontà. Ecco, anche noi, se vogliamo essere santi, siamo chiamati ogni giorno non soltanto a dire al Padre, nel Padre nostro, sia fatta la tua volontà, ma a vivere veramente questa volontà. Padre, fa che la tua volontà sia la mia volontà. E questo non sempre accade, perché non sempre
noi siamo alla ricerca della volontà di Dio, di quello che Dio vorrebbe da noi, ma siamo alla ricerca delle nostre volontà, e seguendo le nostre volontà noi ci smarriamo, ci perdiamo. Chiediamo al Signore, per intercessione di San Giuseppe, di chiedere e cercare ogni giorno, ecco, la sua volontà e di viverla, perché soltanto così possiamo sperimentare la vera gioia, la vera felicità. La seconda via, ecco, la colgo dalla seconda lettura, questo bellissimo inno alla carità che tutti noi conosciamo. La via della carità, dice Paolo, è la via privilegiata, la via maestra per essere figli di Dio, per appartenere a Gesù Cristo. Dice la scrittura: dal modo come vi amerete vi riconosceranno che siete miei discepoli. Questo dice Gesù, dal modo come vi amerete. Per questo Paolo dice che tre cose rimangono: la fede, la speranza e la carità, ma di tutte più grande è la carità, perché San Giovanni della Croce diceva che al tramonto della nostra vita noi saremo giudicati sull'amore. Lì non ci sarà più bisogno né di credere né di sperare, ma saremo giudicati su come avremo amato Dio amando il prossimo. E anche qui c'è una massima molto famosa del nostro San Giuseppe: chi ha la carità egli è ricco e non lo sa, ma chi non ha la carità ha una grande infelicità. E dalla sua vita noi sappiamo quanto ha vissuto questa carità, quanto anche in queste strade della nostra Copertino egli è stato vicino, prossimo agli ultimi, ai più poveri, e al suo tempo ce n'erano tanti, e a volte prelevava qualcosa dalla dispensa del convento o della grottella per darla ai poveri, privava la comunità dei frati perché potessero, ecco, averne beneficio gli ultimi, i poveri. Ecco, allora la carità è la via maestra per farci santi. Se vogliamo essere santi, siamo chiamati a vivere l'amore, che è appunto un riflesso dell'amore di Dio attraverso l'amore di Gesù Cristo, attraverso l'amore che ci hanno testimoniato appunto i santi. E una terza via la colgo invece da questa pagina del Vangelo di Matteo: la via dell'umiltà, la via della semplicità. Giuseppe da Copertino è legato alla spiritualità francescana e l'ha sposata pienamente, questa povertà, questa umiltà, l'ha vissuta, e qui si è conformato non soltanto al suo santo fondatore Francesco d'Assisi, ma soprattutto a Gesù Cristo, colui che è venuto non per essere servito ma per servire, colui che, congedandosi dalla sua comunità, ha detto: vi ho lasciato l'esempio, perché come ho fatto io facciate anche voi. Che cosa ha fatto Gesù? Ha lavato i piedi, ha compiuto il servizio che aspettava all'ultimo tra gli schiavi del padrone. Per questo Pietro reagisce e il Signore dice: lascia fare, perché è necessario che io faccia questo, perché voi possiate imparare da me. La via dell'umiltà, la via della semplicità. Ti rendo lode, o Padre, Signore del cielo e della terra, perché tu il mistero del tuo regno non lo hai rivelato agli orgogliosi, ai presuntuosi, a coloro che sono pieni delle cose di questo mondo, per cui non c'è spazio per te. No, Padre, tu hai rivelato questo mistero ai piccoli, ai semplici. Beati i poveri in spirito, perché di essi è il regno dei cieli. Allora, ecco, Giuseppe da Copertino, nella sua piccolezza, nella sua semplicità, nella sua umiltà, ha fatto spazio a Dio. Dio ha trovato un terreno, ecco, da poter coltivare, e San Giuseppe è rimasto in questa semplicità, in questa umiltà, sempre, lo sappiamo. In tutti i conventi che ha girato lui non ha mai voluto i primi posti, anzi i frati gli hanno dato sempre servirsi umili, e lui è rimasto in quella umiltà. E quando è stato calunniato, quando è stato processato, quella umiliazione lui l'ha fatta carne e ha accettato tutto per amore. Ecco, attraverso queste tre strade io credo che Giuseppe da Copertino si sia santificato, sia rimasto in quella figliolanza di Dio ricevuta nel battesimo, in quel legame a Cristo e alla Chiesa. Chiediamo al Signore che anche noi, per sua intercessione, possiamo vivere queste, percorrere queste tre strade per farci santi. Non sarebbe festa per noi oggi se non accogliessimo questa parola e soprattutto non facessimo nostro l'invito del nostro santo concittadino: amate il Signore, servitelo, seguitelo nella saggezza, nella carità, nell'umiltà. Sia lodato Gesù Cristo.
Credo in un solo Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, di tutte le cose visibili e invisibili. Credo in un solo Signore, Gesù Cristo, unigenito Figlio di Dio, nato dal Padre prima di tutti i secoli, Dio da Dio, luce da luce, Dio vero da Dio vero, generato, non creato, la stessa sostanza del Padre. Per mezzo di Lui tutte le cose sono state create. Per noi uomini, per la nostra salvezza discese dal cielo, per opera dello Spirito Santo, si è incarnato nel seno della Vergine Maria e si è fatto uomo. Fu crocifisso per noi sotto Ponzio Pilato, morì e fu sepolto. Terzo giorno è risuscitato, secondo le Scritture, è salito al cielo, siede alla destra del Padre. Di nuovo verrà nella gloria per giudicare i vivi e i morti, e il suo regno non avrà fine. Credo nello Spirito Santo, che è Signore dalla vita, procede dal Padre e dal Figlio, con il Padre e il Figlio adorato e glorificato, che ha parlato per mezzo dei profeti. Credo la Chiesa una, santa, cattolica, apostolica. Professo un solo battesimo per il perdono dei peccati. Aspetto la risurrezione dei morti, la vita del mondo che verrà. Amen. Fratelli e sorelle carissimi, oggi, pellegrini della fede presso il nostro Santo, ci poniamo di nuovo in cammino nella Chiesa e con la Chiesa. Per questo chiediamo al Signore, per intercessione di San Giuseppe da Copertino, l'umiltà nell'ascolto e la fedeltà nell'impegno davanti alla volontà di Dio. Diciamo insieme: ascoltaci, o Signore. Ascoltaci, o Signore. Per la Chiesa che si adopera nella evangelizzazione del nostro tempo, perché trovi nell'esempio dei suoi santi luce e conforto, e confidando nella loro intercessione, proceda sicura tra le prove del mondo e le consolazioni dello Spirito. Preghiamo. Ascoltaci, o Signore. Per la nostra Chiesa di Nardò Gallipoli e per il nostro Vescovo Fernando, perché siano segno eloquente di speranza e di pace, annuncio coraggioso di Gesù Salvatore, unica verità, vita e via per l'uomo contemporaneo. Preghiamo. Ascoltaci, o Signore. Per le autorità civili dello Stato e della nostra città, perché abbiano un autentico spirito di servizio, siano attenti ai problemi della gente, solidali con i piccoli e i poveri, operosi nel promuovere il vero bene dell'uomo. Preghiamo. Ascoltaci, o Signore. Per i nostri fratelli che soffrono nel corpo e nello spirito, sappiano riconoscere nella loro croce la forza di salvezza della croce gloriosa di Cristo risorto, accogliendo serenamente la volontà di Dio, come fece San Giuseppe da Copertino. Preghiamo. Ascoltaci, o Signore. Per noi che partecipiamo all'Eucaristia nel segno della festa, perché il pane della vita sia lievito che fermenta il quotidiano e rende gioiosa la vita. Preghiamo. Ascoltaci, o Signore. Signore Dio nostro, che ci hai dato come patrono San Giuseppe da Copertino, concedi a noi di essere sempre più affascinati dalla sua esperienza di te, per imitare la sua semplicità ed il suo profondo amore a te e ai fratelli. Fa che la sua presenza tra noi sia conforto e punto di riferimento per ogni giorno della nostra vita. Per Cristo nostro Signore. Amen. Pregate, fratelli e sorelle, perché il mio e il vostro sacrificio sia gradito a Dio, Padre onnipotente. Accetta, o Signore, l'offerta del nostro servizio sacerdotale nel ricordo di San Giuseppe da Copertino e concedi che, liberi dagli affanni e dagli egoismi del mondo, diventiamo ricchi di te, unico bene. Per Cristo nostro Signore. Amen. Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza,
rendere grazie sempre in ogni luogo a te, Signore Padre Santo, Dio onnipotente ed eterno. Tu, prediligendo ciò che il mondo disprezza, hai chiamato San Giuseppe da Copertino a seguire Gesù Cristo, tuo Figlio, per la via stretta dei consigli evangelici, e colmandolo della scienza e delle virtù dei santi, mediante la prova di un'obbedienza costosa, l'hai elevato al di sopra delle realtà terrene e l'hai rapito nella beata contemplazione del tuo volto. E noi, celebrando in questo evento le grandi opere del tuo amore, unite agli angeli e ai santi, cantiamo con gioia l'inno della tua lode. Fonte di ogni santità, santifica questi doni con l'effusione del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue di Gesù Cristo nostro Signore. Egli, offrendosi liberamente alla sua passione, prese il pane e rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi. Dopo la cena, allo stesso modo, prese il calice e rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede. Annunciamo la tua morte, Signore, proclamiamo la tua resurrezione e la chiesa della tua gloria. Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza, e ti rendiamo grazie per averci ammessi alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa, diffusa su tutta la terra. Rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Francesco, il nostro Vescovo Fernando e tutto l'ordine sacerdotale. Ricordati dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione, e di tutti i defunti che si affidano alla tua clemenza, ammetti da godere la luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci di aver parte alla vita eterna, insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe suo Sposo, con gli Apostoli, San Giuseppe da Copertino e tutti i Santi, che in ogni tempo ti furono graditi, e in Gesù Cristo tuo Figlio canteremo la tua gloria. Per Cristo, con Cristo ed in Cristo, a te Dio, Padre onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Amen. Signore ci ha donato il suo Spirito, con la fiducia e la libertà dei figli, diciamo insieme: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male.
Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della Tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore, Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai Tuoi Apostoli: vi lascio la pace e vi do la mia pace, non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della Tua Chiesa. Donale unità e pace, secondo la Tua volontà, Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. La pace del Signore sia sempre con voi. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, dona a noi la pace. Beati gli invitati alla cena del Signore. Ecco l'agnello di Dio che toglie i peccati del mondo. O Signore, non sono degno di partecipare alla Tua mensa, ma di soltanto una parola ed io sarò salvato. Signore, credo che sei realmente presente, il Santissimo Sacramento. Ti amo sopra ogni cosa e ti desidero nell'anima mia. Poiché ora non posso riceverti sacramentalmente, vieni almeno spiritualmente nel mio cuore. Come già avvenuto, io ti abbraccio e mi unisco tutto a te. Non permettere che abbia mai a separarmi da te. Eterno Padre, io ti offro il sangue preziosissimo di tuo Figlio, in sconto dei miei peccati, in suffragio delle anime del purgatorio e per i bisogni della Santa Chiesa. Amen. Thank you.
Preghiamo in piedi. Ci hai saziato, Signore, alla mensa degli angeli, come per la virtù di questo pane concedesti a San Giuseppe da Copertino di superare tutte le prove della vita. Così donaci di progredire di virtù in virtù fino al raggiungimento del tuo possesso in cielo. Per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. Dio nostro Padre, che ci hai riuniti per celebrare oggi la festa di San Giuseppe da Copertino, patrono della nostra comunità cittadina, vi benedica e vi protegga e vi confermi nella sua pace. Cristo Signore, che ha manifestato in San Giuseppe da Copertino la forza rinnovatrice della Pasqua, vi renda autentici testimoni del suo Vangelo. Lo Spirito Santo, che in San Giuseppe da Copertino ci ha offerto un segno di solidarietà fraterna, vi renda capaci di attuare una vera comunione di fede e di amore nella sua Chiesa. E la benedizione di Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo, discenda su di voi e con voi rimanga sempre. Rendiamo grazie a Dio. Buona festa e buona giornata a tutti voi.